Buonasera a tutti, ci siamo presi anche oggi i nostri 10 minuti, quarto d'ora di ritardo, giusto per dare un po' il tempo anche ai giornalisti magari di vedere gli incontri con gli altri direttori generali, piuttosto che prepararci, perché anche oggi abbiamo preparato qualche cosa di diverso dal solito, facendo intervenire insieme a noi un po' di colleghi, in modo che riusciamo a toccare diverse situazioni rispetto a quello che stiamo facendo in questi giorni. Questi giorni che sono i primi giorni della famosissima fase 2, quindi di riavvio delle attività. Una delle primissime cose che mi sento di dire è che sta andando assolutamente bene. Dovremmo imparare un po' meglio a gestire le attività che facciamo, non tanto per lo svolgimento vero e proprio delle attività, ma rispetto alle tempistiche sia delle durate delle prestazioni che anche della contemporaneità delle varie prestazioni, perché una delle cose che abbiamo notato, purtroppo, devo dire, controllando meglio gli accessi, le temperature, il gel, le mascherine, i guanti, tutte queste cose che ormai abbiamo imparato a conoscere, è che purtroppo c'è qualche fila davanti ai nostri presidi. Ai nostri presidi dell'USS Scaligera, l'azienda ospedaliera, ma anche tutte quante le altre aziende del Veneto. E questa è sicuramente uno degli aspetti sulle quali dovremo lavorare. Abbiamo visto per tanto tempo, e ci sono tuttora, le persone in fila davanti ai supermercati, e questo è un po' proprio il risultato dell'attività di controllo che dappertutto dobbiamo fare, perché il virus non è passato, il virus c'è ancora e dobbiamo difenderci dalla sua aggressività. E dovremo imparare a conviverci anche per un po' di tempo sicuramente. Come avete visto, i dati di contagi, quindi l'incidenza, sta via via diminuendo. Abbiamo comunque ancora degli ospedali che sono anche ancora fortemente impegnati, l'ospedale di Villafranca, che però nella prossima settimana prevediamo di riuscire ad alleggerire a ancora più di 90 ricoverati. E invece adesso iniziamo a parlare delle altre attività che stiamo facendo. Stiamo monitorando e stiamo attentamente misurando tutte le attività che facciamo solo ed esclusivamente su prenotazione, e questa è la grandissima novità. In ospedale ci si viene perché già prima si sa che cosa si deve andare a fare, tutti quanti siamo pronti a ricevere le persone che arrivano, si deve dimostrare che si viene in ospedale per fare qualche cosa e si deve venire con un tempo giusto di anticipo per poter accedere, visto che abbiamo un po' di fila che accennavamo prima, ma non si deve sostare all'interno dell'ospedale più del tempo necessario per fare la prestazione. Abbiamo visto che abbiamo riaperto anche la possibilità di fare qualche visita ai nostri parenti, ma anche queste devono essere morigerate sia nel tempo che nel numero, proprio per riuscire a contrastare l'eventuale diffusione del virus ancora. Vi do qualche numero, ma anche in percentuale, senza star lì a sciolinare numeri che potrebbero essere anche anacronistici. Noi in questo momento stiamo facendo circa il 35-40% degli interventi chirurgici rispetto alla programmazione ordinaria. Stiamo facendo circa il 60-65-67% delle prestazioni di laboratorio e stiamo facendo il 45% a livello complessivo delle prestazioni ambulatoriali che facevamo prima. Quindi stiamo ripartendo anche con dei numeri che nella mole sono discreti, che in termini percentuali sono sicuramente inferiori a quello che prima facevamo. Ma perché? Perché abbiamo dei tempi di attività che si sono allungati e contemporaneamente stiamo gestendo comunque tutta l'attività relativa ai Covid. Ci sono delle attività che stiamo cercando di sviluppare sempre di più e ho portato qua con me oggi una branca in particolare, che è quella della cardiologia. Ci sono qui con noi i tre primari di cardiologia dei nostri tre ospedali, quindi il dottor Anselmi, il dottor Morando e il dottor Carbonieri, insieme a dei bravissimi, devo dire, loro professionisti che svilupperanno, ma daremo la parola a loro, che stanno sviluppando e hanno sviluppato nel tempo delle attività particolari, quindi tutta l'attività di telerefertazione, ma poi parleremo in particolare sia per quanto riguarda i pacemaker che per quanto riguarda
l'attività di consultazione, di teleconsultazione che facciamo con le case di riposo, ma cederò la parola a loro. E poi un'altra grandissima invece attività che magari ha riguardato per un po' di tempo le attività che erano svolte durante la settimana, in particolare posso citare le case di riposo piuttosto che altro, ma in questo momento molto 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 importante è l'attività dell'Hospital, e con noi c'è la dottoressa Peruzzi, per quanto riguarda le verifiche ma anche le consulenze che facciamo alle ditte, a tutte quante le aziende che sono in fase di riapertura. Molto molto importante, visto tutto quello che si sta riavviando, adesso girare per le strade è una dimostrazione, facendo due flash, uno oggi e uno 15 giorni fa, sembrerebbe di essere su due pianeti diversi, mentre invece siamo sempre nella stessa città. Vi ricordate, per tutti quanti l'avete vista, l'immagine di quel drone ancora un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, che faceva vedere una Verona completamente deserta, sembrava l'immagine che vediamo nei film fatte alle 4 del mattino per dimostrare che non c'è nessuno nelle città, nelle scene. Adesso sembra di essere quasi in attività ordinaria, insomma, stanno riaprendo anche i bar. Qualcuno ha avuto la possibilità di prendersi un caffè non dentro al bar, ma all'esterno, e questo dà un segno importantissimo del riavvio delle attività che però devono essere assolutamente controllate. Quindi il nostro sforzo sarà quello di cercare di portare tanta attività che una volta facevamo all'interno degli ospedali, fuori dagli ospedali, o grazie alla tecnologia e quindi attraverso l'informatica prevalentemente, anche virtualmente se volete, oppure proprio fisicamente di portarla fuori dagli ospedali, e su questo stiamo iniziando a progettare un po' di attività, ma sapremo dirvi meglio nei prossimi giorni. Questo aspetto lo svilupperei prima. Io quindi, prima di parlare della cardiologia, vorrei far intervenire la dottoressa Peruzzi, che invito in questo momento a parlare, descrivendo un po' la sua attività, un po' di numeri rispetto a quello che stanno facendo. Un po' di numeri. Mi tiro via anche da davanti allo schermo, così. Grazie direttore, un saluto a tutti, con piacere ringrazio per avermi invitato a questa videoconferenza. L'attività, come diceva il direttore, l'attività dell'ospedale dal 16 marzo si svolge continuamente, giornalmente, nel controllo dell'applicazione, diciamo, delle misure di contenimento del rischio da Covid. È un controllo delle aziende che si basa su diversi livelli. Abbiamo un livello sì di controllo, perché siamo un ente di controllo, ma anche ci siamo posti in modo collaborativo con le aziende e anche di supporto, perché questo rischio è un rischio davvero, davvero importante, che richiede tutto l'impegno e tutte le forze su ogni versante. Dal 16 marzo abbiamo controllato circa più di 1.300 aziende per un totale di 54.000 lavoratori. Ho impegnato tutto il servizio, quindi tutto il personale, dai tecnici della prevenzione ai medici, ai chimici, quindi tutte le professionalità. Si avvale anche della collaborazione, grazie al direttore del Dipartimento, anche di altri servizi, quindi il servizio degli alimenti, SIAN, il servizio veterinario e anche il servizio di igiene pubblica. Quindi è coinvolto, diciamo, parecchio personale anche di altri servizi. Abbiamo rilevato dei problemi, certo, però diciamo che sono problemi non rilevanti, ma problemi che presuppongono, che richiedono degli sforzi ulteriori di miglioramento. Quindi diciamo che l'80% delle aziende, il riscontro è stato positivo, l'impegno delle aziende è senz'altro davvero encomiabile. Il problema però che troviamo è che ci sono tanti aspetti che devono essere ancora presidiati. Quali sono i punti critici che abbiamo rilevato? Allora, sicuramente abbiamo puntato l'attenzione sulla distanza, quindi la distanza di sicurezza. Molte aziende hanno sviluppato anche una diversa metodologia di
di approccio, quindi hanno rallentato il ciclo produttivo, hanno creato delle barriere tra un posto e l'altro di lavoro, quindi diciamo c'è stato un impegno. Il problema rimane nei momenti di condivisione, di partecipazione, per esempio nei momenti nella pausa, per esempio quando si va in mensa, per esempio quando si arriva e si entra in azienda, quindi sono tutti momenti in cui purtroppo il rischio è presente. E questo come deve essere gestito? Su questo abbiamo discusso molto con le aziende e abbiamo preteso che ci sia una vigilanza costante da parte dei preposti, capi squadra, capi turno, ma anche da parte dei dirigenti. Quindi diciamo che questa attività deve essere digerita e deve essere assimilata da tutte le componenti aziendali, perché tutti siamo chiamati in causa. Quindi abbiamo trovato questi, diciamo, queste criticità. Un'altra criticità è stata diciamo, rivolta soprattutto ai supermercati. Abbiamo dei punti che sono delle postazioni di lavoro che sono più pericolose di altre, proprio perché c'è un contatto con il pubblico abbastanza frequente. Pensiamo per esempio ai punti di cassiera, ai punti cassa. Ecco, lì abbiamo preteso che questi punti fossero separati da barriere fisiche e proprio quando non ci fosse la possibilità abbiamo accettato le visiere. Ho detto che il 20% è diventato la norma. Diciamo che l'altro 80% a norma, il 20% abbiamo dato indicazioni di miglioramento. Indicazioni di miglioramento proprio per il ragionamento che facevo prima. Quindi è stato necessario rientrare in azienda, magari il giorno dopo, 2 giorni dopo, per vedere che queste azioni fossero realizzate. Ecco, quindi abbiamo utilizzato tutti una lista di controllo, tutto il personale, e tutto il personale a fine giornata doveva comunicare le ditte viste e il risultato di questi accertamenti. Ecco, direi che questo è molto importante, anche per avere poi un report dell'attività. Un'altra parte dell'attività è stata rivolta alle case di riposo. Qui sono stati impegnati soprattutto i medici, i dirigenti, perché questo ambiente di lavoro è un ambiente molto complesso dove si incrociano diverse problematiche, però noi ci siamo concentrati soprattutto sulla sicurezza del personale. E su cosa? Intanto se erano stati coinvolti, se erano stati informati soprattutto sull'utilizzo dei dispositivi di protezione, ma soprattutto anche nelle fasi di vestizione e svestizione, che sono quelle più delicate, più critiche. Abbiamo tutti i sopralluoghi che abbiamo fatto, ci siamo sempre fatti accompagnare dal rappresentante dei lavoratori, appunto per creare proprio di fatto il coinvolgimento. E altri aspetti che abbiamo valutato, l'utilizzo e l'impiego dei DPI adeguati, e la separazione degli ospiti perché potrebbe avere delle ricadute, quindi le distanze di sicurezza degli ospiti e anche dei lavoratori nei confronti degli ospiti, appunto perché hanno delle ricadute reciproche, per quanto è possibile. È chiaro che nelle attività che presuppongono diciamo, il non rispetto della distanza di sicurezza, i lavoratori dovevano avere, come abbiamo visto che avevano, i dispositivi di sicurezza, senz'altro. Come ho detto, il problema è conosciuto, il problema delle case di riposo. Sui giornali ogni giorno vediamo articoli allarmanti. Certo, io direi che il nostro intervento comunque ha riguardato un momento preciso e dopo e successivo probabilmente all'esplosione del focolaio. Quindi quello che abbiamo trovato noi, siamo partiti a fare i controlli verso il 20-25 di marzo, a tutte le case abbiamo mandato anche una lista di controllo per un'autovalutazione, e nel momento in cui siamo
siamo andati noi, la situazione, diciamo, era sotto controllo. Però chiaramente è evidente che la sofferenza rispetto a un periodo in cui si faceva fatica a trovare di più, la sofferenza rispetto al problema del personale, tutti i problemi che abbiamo letto e conosciamo, in questo momento, quando diciamo, è stato fatto il controllo, per una parte erano stati risolti anche ad un impegno di tutte le parti, perché c'era un coordinamento gestito dalla prefettura tra protezione civile, ULS e sindaci, eccetera, c'era un coordinamento di forze proprio per supportare queste richieste e questi bisogni delle case di riposo. Io volevo terminare con due parole la fase 2. Allora, nella fase 2 noi continueremo l'attività di vigilanza, purtroppo dobbiamo intervenire anche per altri fatti altrettanto gravi, anche ieri c'è stato un gravissimo infortunio con l'amputazione di un braccio, quindi a fianco dell'attività istituzionale storica viene sicuramente abbinata anche il controllo del Covid, delle misure anti-Covid, e la prefettura ci ha dato l'incarico allo SPISAL di costruire e di sviluppare un piano di controllo che vede coinvolte altre forze dell'ordine e altri enti di controllo, quindi con l'ispettorato del lavoro, con vigili del fuoco, con la polizia locale, proprio per diciamo, affrontare in un modo sinergico l'attività di controllo. E proprio perché anche il prefetto ha riconosciuto, diciamo, quella che è stata la nostra esperienza sia di controllo ma anche di supporto, e quindi la vuole modulare anche per questa seconda fase. Quindi speriamo insieme, sicuramente non da soli, riusciremo, ma con l'aiuto anche creando una forte rete e coesione sociale con le parti sociali, il sindacato, ma anche associazioni datoriali, solo insieme riusciremo a contenere questo rischio. Grazie. Grazie Emanuela. Beh, hai introdotto una cosa molto importante, no? Perché la fase 2 riporta un po' alla vita normale. Pensate semplicemente al fatto che siano aumentate le macchine lungo la strada, significa che riniziano gli incidenti stradali, cosa che per esempio per 2 mesi, 3 mesi praticamente non abbiamo più gestito. Reinizia tutta la traumatologia e reiniziano anche gli incidenti sul lavoro, e questa sarà una cosa che purtroppo ci impegnerà nei prossimi giorni, contemporaneamente comunque tutto quello che dovremo fare, anche se il Covid magicamente dovesse per un attimo addormentarsi, perché tutte le misure che comunque stiamo tenendo di prevenzione le dovremo mantenere, e contemporaneamente dovremo cercare anche di cambiare il nostro modo di vivere, ma anche il nostro modo di fare medicina, quindi di fare le stesse prestazioni in un altro modo. La Regione Veneto a tal proposito ha addirittura modificato il tariffario regionale, prevedendo che queste attività, quelle di cui tra pochi minuti parleremo, quindi tutta la parte di telemedicina, abbia addirittura una tariffa nell'ambito del tariffario regionale e debba essere effettuata attraverso una prescrizione medica, quindi la ricetta dovrà essere fatta anche per le prestazioni in telerefertazione. A tal proposito, io per non sbagliare andrei assolutamente in ordine alfabetico, quindi partirei dall'ospedale di Legnago e passerei la parola al dottor Morando, che ringrazio per essere presente e rappresentare la cardiologia, ma anche in questo momento l'ospedale di Legnago, e al dottor Zanotto in particolare per l'attività che svolge da anni, e devo dire è sicuramente uno dei più bravi professionisti in ambito nazionale. Buongiorno a tutti, mi porti saluti al dottor Zanotto, che dovrebbe essere presente, ma per impegni clinici non riesce fisicamente a stare qui. Innanzitutto la cardiologia di Legnago, come ha preannunciato il direttore generale, da anni si distingue per un'attività di telecardiologia. Dal 2010, quando siamo arrivati a Legnago, sia io che il dottor Zanotto, abbiamo intrapreso una, perché ci abbiamo creduto,
un'attività spinta in questo senso, usando pacemaker e generatori poi che permettono di essere monitorati e controllati in remoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa maniera qua noi possiamo controllare non solo l'attività del device da remoto, quindi senza che il paziente si presenti fisicamente in ospedale, ma con l'evoluzione della tecnologia siamo riusciti, perché la tecnologia ce l'ha permesso, a controllare molti altri parametri che valutano anche lo stato clinico del paziente, in particolar modo dal punto di vista ritmico, dal punto di vista dello scompenso cardiaco. Questo già da molti anni, pensate che ormai sono circa 2500 i pazienti che noi gestiamo in questa maniera, riusciamo a evitare a pazienti anziani, studi patologici, l'accesso in ospedale, avendo comunque informazioni sul loro stato di salute generale, oltre che su pacemaker in senso funzionale, da casa. Questa è sicuramente una forma di telecardiologia che distingue, grazie anche al contributo fondamentale del dottor Zanotto, Legnago a livello nazionale. Oltre a questo, oggi ci stiamo spingendo in epoca Covid anche su altre forme di telecardiologia. Mi fa piacere che questa teleconferenza sia caduta in questi giorni, perché mi permette di condividere con la direzione generale, ma anche con i colleghi che vedo e che ovviamente saluto, alcune nostre proposte anche nei confronti della medicina del territorio e con i pazienti. La settimana scorsa abbiamo fatto una prova tecnica di trasmissione, come si dice. Abbiamo inaugurato una teleconferenza con i medici del territorio. Ovviamente abbiamo iniziato con quelli afferenti alla zona Legnago, Nogara, Povolone, Lexus 21, per capirci. Una teleconferenza che è riuscita tecnicamente e dai medici di medicina generale è stata molto, molto apprezzata. Un'altra l'abbiamo domani, sempre con i medici di medicina generale, ai quali vorremmo proporre alcuni percorsi diagnostici e terapeutici per i pazienti. Lo scopo qual è? Innanzitutto quello di avere un confronto più stretto con il territorio, che in questa fase è quanto mai fondamentale. L'altra, di condividere alcune scelte diagnostico-terapeutiche e in qualche maniera evitare un paziente liste d'attesa e magari esami non perfettamente propri, sempre con lo scopo ovviamente di ridurre l'affollamento in ospedale, ridurre quando possibile le prestazioni e avere comunque un confronto tra specialista cardiologo e medico di medicina generale. Questa iniziativa di cui siamo molto molto contenti e che è stata apprezzata molto dai colleghi di medicina generale. Speriamo che poi si concretizzi in un percorso organizzativo che rimanga anche oltre la fase Covid. L'altro percorso che lo stiamo attuando è quello di, ovviamente, appena avremo la possibilità tecnologica di poterlo fare, perché per fare anche questi contatti, lo sapete benissimo, è necessario un computer da una parte o dall'altra, è necessario un webcam che abbia lo specialista, ma eventualmente anche il paziente. Una volta che abbiamo questa strumentazione, è una questione di poco, pensavamo di attivare degli ambulatori dedicati con una particolare specie di pazienti. La nostra idea è di iniziare con un ambulatorio dello scompenso su pazienti che noi seguiamo da tempo e che potrebbero ovviamente giovarsi di una valutazione in telemedicina. Sono pazienti a cui di solito chiediamo poche cose, ovviamente come stanno dal punto di vista soggettivo, la pressione, se ha urinato, quanto ha urinato, il peso, tutti i parametri che possono valutare anche in telemedicina e poi in base a questi parametri scegliere che tipo di percorso avere. Altro ambulatorio che vorremmo dedicare a questa nuove modalità di valutazione del paziente è quello della cardiopatia ischemica. Sono
soprattutto quella post-infartuale, non seguiamo i pazienti che hanno avuto un infarto e pensiamo che in questa fase qua si possano valutare alcune caratteristiche del percorso post-ospedaliero anche con queste forme di attività. Rimane in piedi ovviamente, come è rimasto per tutto il periodo che stiamo vivendo, tutta l'attività clinica usuale. Io non voglio rubare altro tempo e lascio la parola ai colleghi. Grazie mille. Bene, ovviamente dopo Legnago viene San Bonifacio e quindi la parola al dottor Anselmi con la sua... Buongiorno. Eccola lì. Con la dottoressa Frigo. Ecco, mi cerco di integrare quello che ha detto già il dottor Morano, perché le cose che ha elencato lui sono in generale le possibilità che ci sono in cardiologia per eseguire appunto delle prestazioni a distanza senza avere fisicamente contatto con il paziente. Come spesso accade, ogni ospedale ha la propria tradizione, le proprie consuetudini che nell'arco del tempo si vanno via via integrandosi e aumentando anche di numero. Per quanto riguarda per esempio il controllo dei dispositivi del quale ha parlato il dottor Morando, noi siamo un pochino numericamente meno presenti, anche perché fino al 2010 a San Bonifacio non si faceva attività di impianto di pacemaker e di defibrillatori, è un'attività relativamente recente per questa struttura che è cresciuta molto in questi anni. E quindi se Legnago ha in follow-up, come diceva prima, il monitoraggio a noto 2.500 pazienti, noi a San Bonifacio ne abbiamo circa 200. E la prospettiva di cui abbiamo già parlato con il dottor Morano e con il dottor Carbonieri nei mesi scorsi, prima che arrivasse la pandemia Covid, è quella di unire le forze delle tre strutture creando un'unica struttura di controllo, perché come tutti possono immaginare, naturalmente avere molti pazienti in follow-up significa dedicare poi anche diverse ore per controllare questi device a distanza e quindi serve personale che potremmo condividere. Sono certo che con la necessità che il Covid ha posto in evidenza di aumentare tutti i processi di telemedicina, questa sarà una che si svilupperà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, supportata dalla direzione generale. Una cosa della quale invece noi siamo più, diciamo, abbiamo più tradizione, e qui vicino a me c'è la dottoressa Giulia Frigo, che segue personalmente questa cosa, è proprio quell'ambulatorio dello scompenso al quale accennava Morando. Per noi questa è una tradizione, è un'attività di controllo dei pazienti da remoto che facciamo già dal 2015, quando ancora c'era l'URSS 20, non eravamo URSS unificate, avevamo iniziato questa attività di ambulatorio dedicato allo scompenso con il tele follow-up, telecontrollo, per cui i pazienti vengono periodicamente contattati telefonicamente. Teniamo presente che anche questa attività di contatto telefonico è riconosciuta da tutte le società scientifiche come una vera e propria attività di telemedicina. E quando prima il direttore generale accennava alla regione che ha recentemente stabilito anche il tariffario per le prestazioni che riguardano i pacemaker, questa attività invece è ancora in via di riconoscimento come attività. Ciononostante non è meno importante, perché si tratta di telefonare al paziente, condividere il suo stato di salute, anticipare la visita se c'è qualche segnale che induce a pensare che ci siano delle recidive, i pazienti con scompenso ne hanno frequentemente, modificare la terapia anche per via appunto telefonica. Ecco, attualmente la dottoressa Frigo sta seguendo circa 300 pazienti con questa modalità e, come ripeto, è partita ormai più di 5 anni fa. Poi un'altra cosa che noi facciamo come
L'ospedale di San Bonifacio è un vecchio progetto che era esistente già da più di 10 anni, può essere interrotto, noi l'abbiamo ripreso e potenziato, ed è la refettazione a distanza per le strutture cosiddette intermedie. Noi abbiamo circa 25 strutture tra case di riposo e ospedali di comunità oppure centri di assistenza domiciliare integrata, per cui l'elettrocardiogramma viene fatto in sede e ci viene inviato e refertato telematicamente, e il referto può essere scaricato dalla stessa casa di riposo o dall'ABI. Questa è un'attività che abbiamo ripreso da 3 anni, fornendo anche, l'ULS ha fornito, regalato gli elettrocardiografi a queste case di riposo, e per la quale refertiamo più di 1000 elettrocardiogrammi all'anno, sia in regime di urgenza sia in regime di elezione. Questa è un'attività che qualche volta magari passa un pochino sotto traccia, però se ci pensate significano veramente tanti viaggi di meno in ambulanza per questi anziani, perché dalle case di riposo spesso si muove in ambulanza, ed è un'attività che secondo noi, anche se parliamo di un esame che ha più di 100 anni come l'elettrocardiogramma, è tuttora molto valida e riconosciuta da queste case di riposo che sono collegate con noi. Certamente che questa esperienza del virus, del Covid, ci ha fatto venire anche altre idee, e la prospettiva futura potrebbe essere quella, per esempio, di recuperare un progetto sulla terapia. Maurizio, noi siamo abituati a dire le cose quando le abbiamo già fatte e non annunciarle prima, quindi intervengo stoppandoti, chiedendo per cortesia, non è una parola regalare, ma abbiamo dato incomodato d'uso alle case di riposo e strumentazione, e bravissima dottoressa Frigo per tutto il lavoro che hai fatto, che ha descritto il dottor Anselmi in modo sicuramente molto corretto. Passo la parola adesso al dottor Emanuele Carbonieri e al dottor, al bravissimo dottor Gallo, e mi sento di ringraziare in particolare, devo dire, questa unità operativa, sicuramente anche le altre, ma questa unità operativa e tutto il personale che lavora all'interno della cardiologia dell'ospedale di Villafranca, perché per tanto tempo, e ormai perché veramente un bel po' di tempo, le giornate immagino che siano state molto molto lunghe, ha snaturato completamente la loro attività. Sicuramente avranno continuato a fare anche i cardiologi per tutte le persone che erano ricoverate lì, ma si sono dovuti occupare esclusivamente di pazienti Covid. Quindi grazie per quello che avete fatto. Io sono sicuro che a breve anche l'ospedale di Villafranca riuscirà a tornare a fare anche dell'altro. E stiamo contando i giorni, anche se i pazienti stanno crescendo, ma sicuramente mi occuperò personalmente di poter riuscire, Emanuele dopo ne parliamo appena finito l'incontro, di poter dimettere un po' di persone, magari portandole dentro gli altri ospedali che hanno ancora degli spazi ricettivi, non quelli per acuti immediati. Prego Emanuele. Grazie direttore, saluto tutti e speriamo proprio che questa emergenza finisca. Come hanno detto molto bene gli amici Giorgio e Maurizio, ogni territorio ha la sua vocazione di telecardiologia, per cui è uno strumento indispensabile per la nostra attività. E questa necessità territoriale era ancora forse più evidente nella ex UL22, che aveva questa distribuzione territoriale veramente importante. Ed è dal 2012 che noi abbiamo sviluppato un sistema di telecardiologia attraverso appunto l'esecuzione e la refertazione di elettrocardiogrammi su tutto il territorio, in tutte le strutture sanitarie, con l'invio di questi tracciati nelle stazioni di refertazione, cioè fondamentalmente Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala, per cui senza spostare il paziente noi potevamo refertare elettrocardiogrammi provenienti da Valcesine, da Isola della Scala, da Caprivo, inviando in sede il tracciato. Questo ha consentito ovviamente una capillarità, una periodizzazione
si arriva a circa 10.000 esami l'anno per esterno. Una cosa importante è che questi tracciati poi vengono inviati fisicamente nella struttura, per cui il paziente non ha bisogno di spostarsi. Sempre in quest'ambito, un esame un po' più complesso che abbiamo trasmesso grazie a queste strumentazioni tecnologiche è la registrazione dell'order, cioè l'esame che misura i controlli di battito cardiaco per 24 ore. Ecco, abbiamo 6 stazioni di applicazione di questi questi strumenti, con una, 2 sedie al massimo di esercitazione. Quindi il paziente, senza spostarsi di chilometri, decine di chilometri, può fare l'esame in una sede vicina e ricevere successivamente il referto. La possibilità di utilizzare poi degli elettromedicali che fossero della stessa ditta ci ha consentito proprio una omogeneità di capillarizzazione di questi strumenti. Ed in effetti una delle ultime acquisizioni fatte è quella di esserci messi in contatto con la medicina di gruppo integrata di Valeggio. A Valeggio, negli ambulatori dei medici che lavorano in questa sede, vengono eseguiti gli elettrocardiogrammi necessari, gli interventi necessari, ci vengono inviati e noi gli mandiamo una risposta entro 24 ore. In un anno ne abbiamo ricevuti circa 300 e di questi il 25% erano esami di cui c'era stata chiesta una risposta urgente, che ovviamente ha comportato un processo di cura molto più concreto rispetto alla singola visita. La nostra struttura poi, ma penso sicuramente anche quella di Giorgio e di Maurizio, comprende anche quella che è la forma più iniziale di telecardiologia, che è quella del monitoraggio multiparametrico, del monitoraggio elettrocardiografico, della spirometria dei pazienti ricoverati. Voglio dire che questa metodica è risultata particolarmente importante in questo periodo, perché come voi sapete sono pazienti che sono isolati in stanza praticamente per molto tempo da soli, e la telemetria e il monitoraggio multiparametrico erano dei sistemi con cui potevamo contattare, avere la visione di quello che succedeva 24 ore al giorno a questi pazienti. Anche noi durante questo periodo abbiamo fatto il monitoraggio telefonico dei pazienti con scompenso, risolvendo alcune situazioni e purtroppo trovandoci nella situazione di dover inviare alcuni altri pazienti in centri ospedalieri che ospitavano anche pazienti no Covid. A questo punto io lascerei la parola al mio collaboratore, al dottor Carlo, che è l'elettrofisiologo della mia cardiologia, che vi parlerà brevissimamente del nostro monitoraggio remoto dei test tracker e soprattutto di un'iniziativa che sta per partire. Sì, grazie Emanuele, buonasera a tutti. Però anche noi abbiamo naturalmente ormai quasi decennale esperienza in monitoraggio remoto di test tracker e defibrillatori, con numeri decisamente più piccoli, ma in termini percentuali ben più del 50% sono i nostri pazienti sono seguiti, portatori di defibrillatore o pacemaker sono seguiti a remoto, sia per le aritmie ed alcuni con la tecnologia che permette per aspetti legati al sistema cardiaco, quindi il peso e la pressione arteriosa, nonché l'inibizione del polmone per quanto riguarda i contenuti di vita. Ma al di là di questo, che è tradizionale ormai nelle linee guida e si sa che riduce la mortalità dei pazienti che ne fanno uso, ne possono fare uso, la novità di questo periodo riguarda più che altro il supporto il supporto alle USCA che sono partite in questi giorni, le quali questi medici che vanno a casa dei malati o su posti tali di Covid dovrebbero poter prescrivere anche dei farmaci che hanno un potenziale effetto iatrogeno o deleterio per quanto riguarda le aritmie, quindi necessitano del monitoraggio elettrocardiografico del cosiddetto tratto QT. E
importante riuscire a dotare queste unità, perlomeno per il grafico sul nostro distretto ovest, della possibilità di effettuare un altro prelevamento a casa del paziente, dopodiché riceverlo e mandare la risposta. L'occasione nata dall'offerta del comitato d'uso da parte del SOS di Sona, a quale ha messo a disposizione circa 5 elettrocardiografi per poter iniziare questo tipo di attività. L'integrazione di quello che ha detto il protagonista rispetto alla nostra esperienza, che era cominciata con l'unica medicina di gruppo integrata un anno fa, del nostro distretto, che è quella di Valeggio, la quale conta, vi ricordo, 12.000 assistiti circa. La prima necessità era partita da favorire il pediatra lo scompenso cardiaco, che prevede l'esecuzione di 2 elettrocardiogrammi all'anno per i pazienti della medicina di gruppo integrato. Dopodiché è stato sviluppato un protocollo Insight per la gestione della fibrillazione atriale, in modo da ridurre gli accessi al soccorso e poter, diciamo, gestire localmente la possibilità di intervenute complicanze della fibrillazione, cioè quelle dello scompenso, dell'evoluzione scompenso cardiaco, le complicanze ischemiche, e quindi protocolli specifici per controllo della frequenza cardiaca e la scoagulazione nei pazienti che ne hanno bisogno. Grazie a tutti. Bene, grazie mille, grazie a voi di aver spiegato così dettagliatamente l'attività. Scusateci se siamo stati magari un po' lunghi, però sicuramente l'attività che stiamo sentendo sempre sui giornali di telemedicina, telereffertazione, meritava almeno la prima volta di essere spiegata anche nei dettagli. Siamo a disposizione se volete per eventuali domande. Sì, alla dottoressa Peruzzi vorrei chiedere, se ho capito bene, ci sono state indicazioni, correzioni per il 20% dei supermercati. Volevo capire se avevano anche un dato analogo per le imprese controllate. Non mi sono spiegata bene. Ho detto che in totale c'è stato circa un 20% di indicazioni di miglioramento, e quindi sì, su tutte le aziende, su tutti i settori produttivi, manifatturiero, trasporti, supermercati. Ho detto che in modo particolare nei supermercati abbiamo controllato il punto cassa. Certo. Altrove quali sono le difficoltà che sono state riscontrate? Però no, un attimo, Davide, vorrei far misurare un attimo le parole. Non stiamo parlando di irregolarità, non stiamo parlando di difficoltà, poi Emanuela eventualmente correggi se sto sbagliando, ma stiamo parlando di possibilità di migliorare, e la possibilità di migliorare sta in tutte quante le nostre attività, vero? Perché il miglioramento deve essere continuo sempre. Quindi che cosa ha fatto lo Spisal? Ha visto che l'attività era conforme, però si poteva leggermente migliorare, per essere molto chiari. Sì, è così. Nel senso che comunque, per esempio, se trovavamo dei cartelli con indicate le misure di sicurezza, magari vedevamo che in alcuni punti il cartello mancava, allora davamo indicazione per affiggere altri cartelli davanti ai servizi igienici, davanti alla mensa, cioè davanti a tutti i locali di lavoro. Quindi diciamo che in linea generale, come ho detto prima, noi siamo abbastanza soddisfatti. È chiaro però assolutamente che deve essere presidiato, come ho detto, perché bisogna garantire il mantenimento delle misure, altrimenti si rende inefficace tutto. Ecco, e devo dire che in questa attività non siamo solo noi che la facciamo. Questa mattina ho molto apprezzato un articolo sul giornale che faceva vedere l'attività della Guardia di Finanza con il sequestro di quel, chiamiamolo gel, che in realtà poi non era un gel. Ecco, quindi vuol dire l'attenzione di tutta quanta la pubblica amministrazione, degli organi di controllo, è concentrata
sulla la tutela delle persone che vivono quotidianamente la propria vita. Prego, se avete altre domande. Chiedo scusa, dunque sanzioni non ce ne sono state? Sono date? Assolutamente no. Ok, grazie. Bene, non vedo altri interventi, vi preannuncio, questo vale sia per i giornalisti sia per chi in questo momento sta guardando la diretta Facebook o comunque guarderà successivamente il filmato, che venerdì faremo un altro incontro, lo struttureremo più o meno come questo, quindi parleremo di un'attività di prevenzione, prevediamo che sia il SIAN, dopodiché parleremo di un'attività ospedaliera sempre con i crismi della telerefertazione, se ce la facciamo, o comunque di un'attività, altra attività degna di nota, e poi faremo il punto sulle case di riposo settimanale, come siamo abituati ormai a fare tutte le settimane. Quindi auguro a tutti quanti voi un buon pomeriggio e una buona serata.